Ora Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli, perché era il figlio della sua vecchiaia e gli fece una veste lunga fino ai piedi. Questo versetto, quasi all'inizio del capitolo 37, comincia una lunga storia incentrata su Giuseppe. Ci viene detto immediatamente che Giacobbe amava Giuseppe più degli altri fratelli, lasciandoci così nel mezzo delle dinamiche di una famiglia disfunzionale. Quando Giuseppe andò a controllare i suoi fratelli per conto di Giacobbe, le disfunzioni di famiglia arrivarono al culmine. I fratelli tramarono per uccidere Giuseppe. Ruben, vedendo un'opportunità per ritrovare il favore di suo padre, cercò di cambiare la situazione in modo da poter salvare Giuseppe e riportarlo sano e salvo a Giacobbe, ma Giuda astutamente capì la situazione. Convincendo gli altri fratelli ad unirsi a lui nel vedere Giuseppe, Giuda si assicurò il loro silenzio, sventando il tentativo di redenzione di Ruben e facendo sparire Giuseppe, posizionando se stesso come erede per il diritto di primogenitura. Giuda quindi, nella sua storia, emerge come leader e portavoce dei fratelli, diventando l'oppositore antagonista del futuro eroe, Giuseppe. Giuda rappresenta una dinamica in cui il proprio potere è usato principalmente per rafforzare i propri interessi, invece di proteggere altruisticamente il bene maggiore. I leader di oggi dovrebbero notare attentamente il danno che può essere fatto alla famiglia, sul posto di lavoro, alle comunità, quando rafforzare i propri interessi diventa l'obiettivo del nostro uso di potere. E tu? Quale personaggio sei in questa storia? Giuseppe, Ruben, Giuda, come uno qualunque degli altri fratelli? Usiamo questa giornata per riflettere sulle motivazioni che ci spingono ad agire, per somigliare sempre di più a Giuseppe che ai suoi fratelli. Che Dio ci benedica e buona giornata!